La lavatrice, le docce illimitate, la macchina del caffè, un armadio gigante. Che cos'è che vi manca di più quando vivete in barca? E oggi vi svelo cosa ci manca davvero. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente siamo sfuggiti alle insidie delle isole incoronate. Oggi ci rendiamo conto di quanto, in realtà, siamo lontani da casa. Ciao amici, stiamo per lasciare la baia dell'isola di Pasman, dove abbiamo passato gli ultimi giorni, e oggi mi rigira molto in testa una domanda che mi fate spesso, che è: che cos'è che vi manca di più quando vivete in barca? La lavatrice, le docce illimitate, la macchina del caffè, un armadio gigante? No, niente di tutto ciò, e oggi vi svelo cosa ci manca davvero. Ma prima partiamo, perché il meteo non promette bene. Io sono qui sotto coperta che cerco di lavorare perché devo assolutamente finire una cosa e messo fuori al comando ci sono diversi temporali intorno a noi, quindi stiamo praticamente facendo lo slalom. Speriamo bene. I temporali in barca sono sicuramente qualcosa che eviterei. Ogni tuono è un ruggito della natura che ci dice: questa non è casa vostra. Qui siete ospiti in balia del padrone di casa, il mare. Dopo una navigazione molto bagnata e temporalesca siamo arrivati all'isola di Molat, cioè l'isola del miele, e abbiamo dato ancora in questa baia che offre una vista bellissima sulle montagne della terraferma croata. Ma tornando a noi e alla domanda cosa vi manca di più vivendo in barca, la risposta che mi viene immediatamente spontanea è le persone. La nostra famiglia, i nostri amici, tutti i nostri cari, le persone con le quali abbiamo relazioni forti. Ci manca poter vedere le persone a noi care con regolarità e anche in modo spontaneo, cioè senza dover pianificare un viaggio molti mesi prima. Ad esempio oggi la mia famiglia si riunisce per una festa e noi non possiamo partecipare, e queste cose che quando si vive a casa possono sembrare scontate, in realtà vengono a mancare quando si vive all'avventura, ad esempio in barca. Tutto quello che si può fare al massimo, se internet lo permette, è una videochiamata. Ma in realtà i nostri cari non sono l'unica cosa che ci manca qui in barca. Stiamo per lasciare questo ancoraggio che ci ha ospitati solo per una notte, e tra l'altro senza che l'ancora prendesse molto bene, perché qui sotto il fondale è roccia con un velo sottile sottile di sabbia, e sembrava sabbia quando siamo arrivati e abbiamo dato ancora, ma poi andando a vedere con la maschera e lo snorkel abbiamo visto che di sabbia ce n'era proprio pochissima. Ma poiché stanotte non c'è stato vento non è stato un problema, abbiamo dato tanta catena in modo da evitare di arare. E adesso stiamo per partire e sono molto molto entusiasta perché stiamo per andare in un posto che davvero voglio visitare, più o meno laggiù a 7 miglia di distanza. Pare che sia un'isola con un paesaggio caraibico, con questa spiaggia bianca finissima, anche la vegetazione che sembra caraibica. Non so se aspettarmi le palme, però non vedo l'ora. C'è un motivo se ci siamo lasciati alle spalle la vita stabile della città e ci siamo trasferiti su Alba. Amiamo l'avventura, amiamo il mare, amiamo esplorare terre nuove e raggiungere la parte più profonda di noi stessi. E per fare ciò, abbiamo sentito il bisogno di allontanarci dalla nostra identità precedente e di lasciare quella che era la nostra casa. E siamo felici di averlo fatto, perché ogni onda che solchiamo, ogni temporale che affrontiamo, ogni isola alla quale approdiamo, ci fa crescere. Ci trasforma negli eroi della nostra vita.
piace? È bellissimo, proprio un paradiso. Ho appena calato l'ancora Otok Olib, è bellissimo, tra l'altro non c'è nessun altro, c'è solo, ci sono solo un paio di barchettine a motore. L'acqua è proprio azzurra, cristallina, caraibica. Non vedo l'ora di andare a esplorare anche la terraferma. Olib, Ulbo in italiano, è un'isola di roccia calcarea, il cui colore bianco si estende sul fondale marino e dona all'acqua questa tinta turchese. Ciò che più mi ha colpita è la macchia mediterranea, così fitta da rendere l'isola quasi impenetrabile. Quando però mi sono astratta dai dettagli di fiori e piante, ho avuto l'impressione di non essere più nel Mediterraneo, ma su un'isola in mezzo all'oceano. E in quel momento mi sono accorta di essere molto lontana da casa. Così lontana che a casa non ci sarei potuta tornare, neppure volendo. A Ulbo non mi sono trovata tanto in un luogo fisico quanto in un luogo esistenziale, la cui bellezza mi ha turbata. Non per forme e colori in sé, ma perché io la bellezza dei luoghi non so più come valutarla. Il mio metro di paragone io l'ho lasciato nel mondo ordinario e l'ho perso di vista. E senza più sapere cosa sia l'ordinario, come si fa ad apprezzare ciò che è straordinario? Siamo svegli da prima delle tre perché ci sono stati temporali enormi con fulmini, tuoni, vento, quindi non siamo riusciti a dormire e io alla fine alle tre e mezza o prima, anche prima delle tre e mezza mi sono alzata e sono venuta di qua sul divano e mi sono messa a scrivere, tanto per stare nel letto senza riuscire a dormire, faccio qualcosa che mi piace e quindi ho scritto un bel po' e adesso beviamo il caffè e iniziamo la nostra giornata. Mentre scrivevo, ho riflettuto ancora sulla vostra domanda. Forse la cosa della quale sentiamo più la mancanza è l'appartenenza ad una casa. Non intendo dire che mi manca possedere una casa con muri di pietra e un tetto di tegole. Alba è la nostra casa, in senso fisico. Quello che ci manca di tanto in tanto è appartenere ad un posto dove possiamo incontrare facilmente famiglie e amici, cenare con loro, prendere il caffè nel nostro baretto preferito o sapere quale panetteria ha la focaccia migliore. Ci manca un posto nel quale annoiarci, del quale stufarci, dal quale partire per i nostri viaggi e al quale ritornare per mettere le fotografie nell'album dei ricordi.
Vivere senza avere idea di dove sia la propria casa è un po' come smagnetizzare la propria bussola interiore e non aver più punti di riferimento. L'ago della bussola non punterà più verso alcun punto cardinale, ma ruoterà su se stesso, conducendoci dappertutto, ma allo stesso tempo da nessuna parte. Ed è per questo che ora noi siamo determinati a fare rotta verso nord, per tracciare una croce sulla mappa lì dove c'è la nostra casa, riflettere sulle miglia percorse fino ad ora e poi, con quella consapevolezza, ripartire verso nuove avventure. Solo così potremo essere certi di non perderci. E ripartendo da casa, la bussola della nostra esistenza ci indicherà la giusta via. Forse Alba dovrà restare ferma per un po', ma di questo vi parlerò nel prossimo episodio, in cui dovremo affrontare una scelta difficile.